Eder. Mech. Pallister. Nella mattinata di oggi o entro il pomeriggio. Il PM Marco Cocco conferirà l'incarico al medico legale Roberto De Montis per lo svolgimento della perizia necroscopica sui resti della donna trovati ieri dentro un borsone nero da calcio nelle vicinanze del ponte romano lungo la vecchia orientale sarda, in territorio di San Vito. Sul fatto che si tratti di ciò che rimane del corpo di Francesca De Idda, la donna scomparsa il 10 maggio scorso da San Sperate, non ci sarebbero però dubbi. Ma gli esami sono necessari per avere l'ufficialità e per capire come la donna sia stata uccisa. Un delitto che potrebbe essere stato consumato in un altro luogo, col cadavere poi trasportato sino al bosco a ridosso della vecchia 125. Non lontano, mercoledì della scorsa settimana, sono stati recuperati dei reperti, bite dentale, chiazze di sangue, un accappatoio e altro, che i carabinieri del RIS hanno certificato come riconducibili a Francesca. È stata uccisa nello stesso punto dove sono stati trovati i reperti sempre sulla vecchia orientale? Difficile al momento dirlo. Ad ucciderla è stato il marito Igor Sollai? L'uomo, in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento del cadavere anche ieri ha ribadito al giudice la sua innocenza, sostenendo che la moglie si fosse allontanata volontariamente. Le indagini vanno avanti, con l'obiettivo di arrivare al chiarimento totale della drammatica vicenda. Col magistrato che coordina l'intera inchiesta, operano i carabinieri di Iglesias coordinati dal maggiore Fabio Alfieri. Visto i recenti e prestigiosi successi conseguiti nelle difese di Luis da Silva, Alessia Pifferi e Giovanni Barreca, è stata chiamata in causa anche qui Roberta Bruzzone. E lei stessa ad annunciare che sarà al lavoro con l'avvocato Gianfranco Piscitelli, al fianco del fratello di Francesca. De Idda era scomparsa nella prima metà di maggio. Oggi ci sarà la perizia necroscopica sui resti della donna che sono stati rinvenuti ieri, grazie al cane molecolare dell'Arma di Bologna. Dentro un borsone nero da calcio nelle vicinanze del ponte romano. Il marito di Francesca, Igor Sollai, è stato arrestato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Ieri, durante l'interrogatorio in carcere, Sollai ha continuato a dichiarare la sua innocenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.